Access e oggi, come tutti i lunedì, parliamo di come funziona la musica. La volta scorsa abbiamo iniziato il nostro viaggio nell'apparato ritmico della musica, identificando il beat. Se non hai visto quel video, vattelo a cercare. Oggi vediamo come i beat si organizzano in gruppi. Succede che tu inizi a percepire il beat, e abbiamo imparato a farlo, ma poi ti rendi conto che non tutti i beat hanno lo stesso peso. In qualche modo è come se uno ogni tanto fosse un po' quello dove va a cascare tutta la musica, ok? E proviamo a sentirlo perché è più facile come al solito se la razionalizzazione avviene su qualcosa che hai imparato a riconoscere a orecchio, ok? Quindi adesso prenderemo qualche brano, diamo per scontato di percepire il beat e vediamo come questi beat si mettono assieme l'uno con l'altro, ok? Senti che boom, va a cascare. C'era il beat che era così, e poi ogni tanto ce n'era uno che sembrava quello verso cui tutti gli altri tendessero. Ok? Proviamo con altri pezzi. Questo è il beat. Boom. E questo da dove si carica. Dei casi, questo beat forte capita una volta ogni quattro. Questo ciclo di beat lo facciamo partire dal beat forte, anche se concettualmente è più un punto di atterraggio degli altri beat, però insomma come se dessero la carica per atterrare lì sopra, la sensazione è più quella, però per capirci lo facciamo partire da quello. Bene. Questo ciclo di beat, che parte da quello forte, si chiama misura, si chiama anche battuta, però battuta poi magari ci si confonde col beat singolo. Chiamiamolo misura così almeno siamo sicuri che non c'è confusione. La misura è un ciclo di beat che facciamo partire da quello più forte. Normalmente ogni 4, se è nel valzer per esempio, capita ogni 3, o anche in Manic Depression di Hendrix. In Take 5 o nel tema di Mission Impossible è ogni 5. Okay? Vattelo a cercare e prova a riconoscerlo. O anche nel riff iniziale di Erotomania dei Dream Theater. Però insomma, quindi nella maggioranza dei casi capita ogni 4. Allora, quando diciamo per esempio 4 quarti, che cosa intendiamo? Intendiamo che, visto che un beat dura un quarto di misura, la misura intera dura 4 quarti, cioè dire che un brano è in 4 quarti vuol dire che è organizzato in misure di 4 beat ciascuno. È molto molto semplice, ok? È qualcosa che puoi sentire prima di capire. È qualcosa di cui hai esperienza già adesso. Magari non lo sapevi, ma l'hai sperimentato un mucchio di volte. Ok, questo. Allora, una cosa che puoi fare per avere più chiarezza e profondità in questa cosa è ascoltare un sacco di brani, la musica che ascolti abitualmente, e non limitarti a sentire il beat stavolta, ma
andare in profondità e cercare di capire dov'è il beat forte. Ok? A volte sarà più difficile, a volte la struttura dell'arrangiamento potrebbe deviarti perché già quello è forte, allora metti gli accenti dall'altra parte. Bene, riconoscere comunque dov'è il beat forte è una delle cose più importanti che un musicista deve saper fare, perché poi ti dà il senso di tutto il resto. Con questo finiamo questa nostra panoramica adesso qui dedicata all'apparato ritmico della musica, e dalla prossima volta entriamo invece nel mondo dei suoni, delle note, degli intervalli, delle scale, degli accordi, di tutte quelle cose che poi magari sono quelle che di solito ci elettrizzano un po' di più. Però questa parte qua erano due puntate che ci servivano assolutamente, perché poi almeno sappiamo bene in maniera precisa di che cosa parliamo quando affrontiamo tutto il resto. Ci vediamo lunedì prossimo per entrare di nuovo nella sala macchine della musica insieme, e domani e negli altri giorni invece per affrontare altri argomenti. Ti